Salve a tutti, Papo YouTube, io sono Gio33x e benvenuti nel canale di Gamers The Gang, dei Gamers The Gang. Qui per un nuovo codeplay, codeplay che stiamo facendo poco per vari motivi, sia perché il nostro canale in fondo non punta a questo gioco in quanto ci sono molte persone, molti YouTuber che fanno video riguardanti i COD, sicuramente più brave di noi nel appunto fare questi video. Comunque, qualcuno qualche volta ci sta. Durante la partita non me ne ho accorto che uno aveva già chiamato il drone, ma non c'entra. Non c'entra tanto. Dicevo, questo è un appunto gameplay di COD dove è presente tutta la GTG. Io, appunto, Bezeus, o De Zeus, in questo caso sarà Blast93, Vasari Rulets e Schiattatore 994, che sarà come sempre Raziel. Raziel o qualcosa, insomma, a parte scherzi, direi di continuare. Questa è una partita a Dome, Drop Zone, un tipo di match per così dire che stiamo apprezzando molto ultimamente perché lo troviamo bello, divertente, coinvolgente, veloce. Ho detto tantissime di quelle parole insieme. Comunque lo troviamo molto bello da fare, quasi quanto i nostri video in assoluto, no, i nostri video, scusate, le nostre partite in assoluto, che sarebbero i domini. Il nostro tipo preferito sarebbero i domini che abbiamo sempre fatto. È quello che, tra virgolette, ci siamo specializzati di più. Ma questo non è qui da parlare. Non dobbiamo parlare di questo in questo video. Dobbiamo parlare di, appunto, di questo match, di questo drop zone. Che come potete vedere nel video, avrò fatto sì, alla fine abbastanza uccisione perché ho fatto 26. Io certamente non mi vanto di quelle volte che faccio tantissime uccisioni. Certamente per me fare 26 uccisioni è anche molto. Non mi piace tanto più che altro quella gente che dice ho fatto 40 uccisioni. Beh, potevo fare meglio. No, non la capisco personalmente. Come potete vedere, però, nel video morirò spesso, soprattutto perché cercherò di prendere molto spesso la posizione, difenderò appunto zona di lancio. Cosa che farò sia io che tutta in generale a Gamers The Gang, perché noi siamo un tipo di giocatore, uno di quei tipi di giocatori che vanno molto sull'obiettivo, insomma. Comunque, smettiamo un po' di parlare del gioco, al massimo potremmo dire che c'ho specialista là come perk, come cose. Come ricompensa uccisioni e c'ho quest'arma di cui non ricordo il nome che ci ho messo il due attachment che sono il mirino laser e il fucilazzo come lo chiamo io, cioè il fucile a pompa. Bene, di altro non vi posso dire niente, anche perché non so cosa dirvi della partita vera e propria, tanto è da guardare. Più che altro parlerò un po' di alcune cose, alcune novità che arriveranno sul canale. Innanzitutto ringraziamo di cuore i 47 iscritti che abbiamo finora. Grazie a tutti quanti. In questo video non vi starò a salutare perché vorremmo farlo almeno in due e in questo momento non mi sono preparato quelli da salutare. Però tranquilli, vi saluteremo presto. E poi che devo dire? Ah, quindi dicevo, ringraziamo per i 47 iscritti. La novità è che per i 50 iscritti abbiamo deciso di creare tra virgolette, possiamo chiamarla pagina di Twitter. Io non lo so, vi giuro. Se chiamiamo la pagina di Twitter. Per i 50 abbiamo deciso di creare la pagina di Twitter. Speriamo che l'idea vi piaccia, così anche per stare più in contatto, per così dire, per poter parlare meglio al pubblico. Pagina Twitter che verrà tra l'altro gestita da Bezeus93 principalmente. Intanto qui mi faccio ammazzare come un ebete, ma lasciamo stare. Inoltre abbiamo grandi novità, infatti abbiamo finalmente, diciamo, deciso per così dire proprio fermamente di comprare una scheda d'acquisizione, niente di speciale perché naturalmente non ci possiamo permettere quelle da 200 euro, anche se siamo in 4, non ci possiamo permettere e ora non, secondo noi più che altro non ne varrebbe la pena, intanto i fail mio e di Vasari, ma lasciamo stare.
Non ne varrebbe la pena. Prenderemo una scheda video normale, decente. E inizieremo a fare anche qualche video tra PlayStation e quant'altro. Intanto qui succede qualcosa di assurdo, qualcosa che vi farò che metterò una clip extra alla fine. Sembra addirittura appena abbiamo visto ci è sembrato che Bezeus, vabbè, vi dirò un po'. Inoltre, innanzitutto, oltre a questo fatto della scheda di acquisizione, abbiamo deciso di iniziare anche qualche Waltrof serio, nel senso, non so se è proprio Waltrof oppure semplicemente gameplay o let's play. Comunque, soprattutto Bezeus ha deciso che vorrà iniziare con Max Payne 3. E magari fare anche di qualche altro. Ognuno cercherà di fare qualcosa, nel senso, video un po' più personali, per così dire. Comunque abbiamo intenzione di fare video molto più, no, più seri, non da dire più seri, però abbiamo intenzione di fare. Abbiamo grandi progetti, in poche parole. Poi, altra cosa da dire, come può essere? Quindi, noi ci stiamo mettendo anima e corpo, per così dire, per questo canale. Speriamo che vi piaccia tantissimo. Continuate a iscrivervi. Tranquilli, il video non è ancora finito. Infatti, un'ultima cosa che volevo dire è più che altro una. Non tra una critica, è un messaggio verso il. Non mi piace, tra virgolette lo chiamiamo non mi piace perché è un. Non so chi, nel senso, è un. Comunque, è un ragazzo, a quanto pare ragazzo, uomo, non lo so, che mette non mi piace a tutti i nostri video, cosa che a noi non dà certamente fastidio. Ognuno è libero di mettere mi piace o non mi piace, di commentare dicendo che il video è bello, dicendo che fa schifo, sempre nei limiti di. Della, diciamo, dell'essere pacifici e magari anche spiegando perché il video non è piaciuto. Però il punto non so qual è che spesso, più di una volta, mi è capitato di caricare un video su Gamers Tag Gang, sul canale di Gamers Tag Gang, e cosa mi succedeva poco dopo, pochi minuti, insomma, dopo, di trovare il non mi piace. Facendo un esempio stupido. Già il vecchio video di Minecraft Castaway, il faro, chi non l'ha visto ancora, andatelo a vedere perché è fantastico. Lì, quel video che dura 18 minuti, se non dopo 6 minuti già c'era il non mi piace. Questo c'era in tantissimi nostri video. La cosa, io ho detto, non ci dà fastidio, però più che altro questo non è tanto una critica, ma è un modo per dire. Tu puoi continuare a fare quello che cazzo ti pare, metti non mi piace senza nemmeno vedere il video, non lo so, a noi non ce ne frega niente, continueremo a fare video, siamo felici di fare questi video e niente. Quindi, in poche parole, non ci fai né caldo né freddo. Bene, questa è la, tra virgolette, critica che volevo fare a questo non mi piace, lo chiamiamo così, ho detto, e niente, nient'altro. Il video manca ormai 1 minuto e 15 secondi circa. Siamo agli sgoccioli. Vittoria, da come si può vedere, netta, appunto perché, come ho detto, sia io che gli altri abbiamo giocato molto per le posizioni. Infatti, se noterete, naturalmente il teatro non permette di far vedere i risultati. Potreste notare, insomma, che i primi 4 siamo appunto noi perché. Non abbiamo fatto tante uccisioni, nel senso, infatti questa partita, se non sbaglio, è finita 26-30 in quanto a me, 26 uccisioni e 30 morti, non me ne vergogno. Però abbiamo fatto tantissimi punti, appunto, stando sempre sulla base, cosa che trovo la cosa più giusta per questi tipi di match. Perché? Perché, insomma, se un match è nato per questo, devi seguire gli obiettivi, non è che non è sbagliato per me andare a fare quello che. Andare solo a uccisioni, nel senso. Intanto qui io non lo dovrei dire, ma il caro Bezeus, che sta proprio a fianco a me, si era andato dalla tastiera già gridando la vittoria, cosa che naturalmente arriverà. Quindi,
Grazie per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, magari iscrivetevi, commentate pure e niente, ci vediamo a un prossimo video. Intanto vi lascio con la clip extra. Ciao a tutti! I'm on my way, 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 I'm on my way,